Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati su Red Gaming. Ci eravamo lasciati proprio qua, ci hanno promosso cercatrice, andiamo avanti quindi con Horizon. E niente, non dico nient'altro, andiamo semplicemente avanti perché siamo arrivati qui. Terza ci ha promosso, diciamo, cercatrice, quindi ci ha aperto un po' le porte a tutto il mondo di gioco. Quindi ora sembra che possiamo muoverci in tutte le terre che vogliamo. Va bene, andiamo avanti, dobbiamo... E parlare con Resh, il nuovo capoguerra, quindi ci avviciniamo e parliamo con lui. Ha salvato molte vite, la tribù è fortunata per averla. Il legno fa sempre comodo per costruire le frecce e non vorrei proprio mai rimanere senza. Non è lui con cui dobbiamo parlare, ma dobbiamo parlare con Resh. Arriva l'emarginata. Alai! Ignorala. Teb! Devi fare da... Sia lodata la madre! Gira voce che un demone... Sei viva! È di metallo scuro e corrompe qualunque macchina di... Ho sentito delle voci, ma non ero certo finché non ti ho visto. Ah, sono contento che stai bene. E indossi perfino la casacca che ho realizzato per te. Che onore. Che cosa ci fai qui con un arco e una lancia? Tu sei un tessitore. Molti audaci sono morti o feriti, Aloy. Bisogna proteggere Veglia della Madre e io voglio aiutare. Credimi, ce la farò. Sempre che non mi cimenti con qualche sentiero degli audaci. Che genere di voci hai sentito? Ti eri ferita e che saresti morta. E che l'alta matriarca Tirsa ha insistito perché potessi riprenderti all'interno della madre. Oh, non sai che putiferio. Solo le matriarche possono entrare nella montagna, ma... meritavi questo onore. I sopravvissuti hanno raccontato a tutti come ti sei battuta per salvarli. Non ero da sola a combattere. No. Hanno parlato anche di Bast e Vala. E Rost, l'uomo che mi ha cresciuto. Ha lottato per salvarmi. Ed è morto. I sopravvissuti non ne hanno parlato. Ma mi ricordo di lui. C'era anche lui il giorno che mi hai salvato. Ricordo che si è messo davanti a te quando mio padre ha iniziato a gridare. Se col suo sacrificio ti ha salvato, Aloy, penso che non se ne pentirebbe. Devono aprirmi la porta. Hai una vaga idea di quanto sia pericoloso là fuori. Devo uscire comunque. Devi parlare con Resh allora, è sulla barriera. È il nuovo capoguerra. Non credo che ti aiuterà. Ora devo andare, Teb. Che la madre ti protegga. Va bene, abbiamo salutato Teb, che avevamo rivisto già nell'altro avamposto. E parliamo con Resh, vediamo un attimo. È da quando mi occupo delle necessità di voi reietti? Da quando sono una cercatrice. Ora apri la porta. Tu? Una cercatrice. Tirsa e Jessa sono impazzite. Non solo ti hanno fatto partecipare alla prova, ti hanno anche accolto e curato dentro alla montagna sacra. Non mi stupisce che siamo maledetti e che i giovani giacciano sotto cumuli di sassi. Se pensi che Tirsa... Va bene, ragioniamo col cervello. Perché non vai a dirglielo in faccia? O parli solo quando i tuoi superiori non sentono? Vediamo. Io sono il capoguerra Nora. E io una cercatrice, quindi fa come ti dico e apri la porta. Prima te ne vai da qui, meglio è. Che cosa stai facendo? Macchine. Ma
Questa macchina credo che non l'ho mai vista. Per la dea! Ma cosa gli sta facendo? Li controlla. Li sta hackerando. Questo qui ha la capacità di hackerare, Tenetevi pronti! Va bene, pronti al combattimento. Vediamo. Questa è saltata colpa tua, maledetta senza mano. Uccidetele, audaci! Uccidetele! No! Paratevi! Oggi combattiamo un male, un demone! Madre, dacci la forza! Non ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione. Quella che arriva. Guarda, non è che le trappole. Attenti ai corsieri! Vi ha fatto impazzire! Alla prova. Vabbè, direi che è stata abbastanza dura, ma ci siamo riusciti. Bene, quindi se ci siamo riusciti, direi che è andata bene. Devo scoprire come quella macchina è riuscita a controllare quei corsieri. Come fa a possedere le altre macchine? Qual è il suo segreto? Come ci sei riuscito? Mostramelo. Ti hanno obbedito. Ma come? Questo. È questo che serve. Si collega al mio focus. Quindi posso usarlo. Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo. Sembra che regga. Ora devo solo provarlo. Aloy, come ci sei riuscita? Hai ucciso quel demone. E gli hai strappato le interiora. Il modo in cui controlla le altre macchine. Penso di aver capito. Ma prima devo provarlo. Oh, immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. E devo comunque raggiungere le porte.
Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Deb. Ma ora devo andare. Lo so. E sarai nei miei pensieri. Va bene, la missione è sempre quella. Il vento della montagna. Abbiamo distrutto questo... Questa macchina abbastanza, direi, forte. Avrei bisogno di un carretto. E niente, dobbiamo provare ad hackerare qualche macchina. Quindi niente, usciamo di qui e vediamo cosa possiamo fare. Vediamo se troviamo qualche macchina da hackerare. Intanto facciamo un salvataggio che non è mai una cosa sbagliata. E vediamo un attimino se abbiamo delle abilità da prendere. Ah, questa raddoppia la capacità della sacca medica. Direi che potrebbe essere interessante. Aumenta il tempo di override delle macchine del 50%. Vediamo. Va bene, raddoppiamo la capacità della sacca medica, che mi sembra interessante. Ok. Vendiamo intanto, scusate un attimo, vendiamo un po' di cose. Questi possiamo scambiarli. Ok, scambia, ok. Scambia con i mercanti, perfetto. Va bene, direi che abbiamo venduto abbastanza. Vediamo se hanno delle armi. Ah, bella, questa è l'arma che serve per praticamente legare a terra le macchine. Quindi gli si spara e poi si inchioda a terra. Vediamo se posso comprarla. Frammenti. Sì, la posso acquistare. Quindi me la compro, va bene. Lancia corde. L'abito da cacciatrice. Effetti 25. Vabbè, per ora teniamo quello che abbiamo e poi vediamo di migliorarci più avanti. Va bene, qualunque sia il nostro bersaglio è a 240 piedi. Chi è che ci chiama? Olara, dov'è Olara? Dov'è Olara? Ah, io non la vedo. Direi che le secondarie avrei voluto rimandarle. Sì, dai, rimandiamole. Adesso andiamo dove dobbiamo andare, così portiamo avanti la nostra missione.
Corsieri, posso provare l'override su di loro? Devo fare piano. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere. Va bene, dobbiamo avvicinarci furtivamente, senza farci vedere chiaramente. Quindi andiamo dentro questa aiuola, se non ci vedono. Ok. Con molta calma. Poi appena loro... Questi non si muovono, questo neanche. Quindi come faccio ad andargli dietro? Potrei avvicinarmi sul retro di questo, però vediamo. Ok, ecco fatto. Andiamo, andiamo. Funziona. Non è un ok. Ecco fatto. Bravissimo. Ora sì che mi piace. Ok, quella azzurra è rimasta nostra, è stata anche modificata, bella. Questo corsiero è veloce. Meglio che camminare. Devo provare l'overhead su altri tipi di macchine. Magari non posso cavalcarle, ma possono comunque servire. Ok, così salgo e scendo. Non ho capito come devo fare per correre, però. Ok. Va bene, allontaniamoci da questa parte dove ci dice di andare, chiaramente. Sembra di sentire. Direi che se scendiamo è anche meglio. State attenti! Fatelo avvicinare! Più vicino! Varle, giusto? Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sei sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Kharja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora... va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io, ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori e sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Vabbè, non ci prendiamo troppo in chiacchiere, tanto visto Aloy, che le domande sono prima tutte... Prima che tu vada a Corona della Madre e oltre,
Potresti aiutarmi a cercare Sona? Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti e... Io capisco, Varl. Vedo cosa posso fare. Va bene. Allora, parla con Marea. Un corsiero? No, no, non attaccarlo. È con me. Ma com'è possibile? Sì, difficile è con da me. Spiegare. Una cosa che ho scoperto. Ok. Dea ti protegga. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande e anche più pericoloso. Bello cavalcare. Proprio carino. Vabbè, a parte che siamo caduti qua dentro. Si sente che è neve sciolta. Usa il noto furtivo. Stai bene, cacciatore? Ti hanno ferito nell'imboscata contro lo squadrone? Non proprio, non sono un cacciatore, né un audace. Non sono nessuno. Non dovresti neanche parlarmi. Beh, chiunque tu sia, sei ferito. Che è successo? Mi chiamo Kren. Pensavo di misurarmi con le sfide ai terreni di caccia sul pendio, sai, per migliorarmi. E... non è andata molto bene. Ti sei ferito nei terreni di caccia? Come? Beh, stavo puntando a un serbatoio sul dorso di un cervavito, ma la corda dell'arco si è rotta, sono inciampato e... Oh, lascia stare. Non è stato bello, va bene? Volevo allenarmi e i terreni di caccia sono perfetti. Offrono sfide che sono un po' come prove e ti danno dei marchi se completi gli obiettivi entro un certo tempo. Il custode è sulla collina, a nord di qui. Parlagli e prova una sfida. Sono sicuro che andrai meglio di me. Ora devo andare, Kren. Va bene, sta attenta. Specialmente se vai a nord. E passa dai terreni di caccia se vuoi allenarti. Questo cavallo non mi farà cogliere niente. Vabbè, andiamo. Ok, raccogliamo un po' di legna per le frecce, perché non si sa mai, contro chi ci troviamo qua. Questo qua per la sacca medica. Mi servirà presto. Non ho neanche più medicinali, quindi... Va bene.
C'è un corpo ai suoi piedi. Il mio focus rileva un'altra specie di segnale. Forse posso esaminarlo. È pericoloso più avanti. Pericoloso per te, straniero. Questa terra è dei Nora. Sì. Pena di morte a chi supera il confine. Termine curioso, pena di morte. Visto? Lui di certo non è più in pena. Chi era? Ladro, schiavista e assassino. Metteva in cattiva luce gli assassini onesti. Varl mi ha messo in guardia dai banditi lungo la strada. Beh, non ci sono sempre. Non è detto che si facciano vivi. Molti si accampano e se ne stanno lì come mosche sulla carne. A meno che qualcuno non faccia qualcosa. Mi piaci. Segui la scia di fumo dall'altra parte delle rovine. Mi troverai. Ok, controlliamo le missioni. Seguiamo sempre la principale. Quelle rovine deve essere sete del demone, una città dei predecessori, del mondo di metallo. Villaggio nero, là su. Va bene, quel combattimento fa sempre piacere. Raccogliamo risorse. Qui credo ci sia una secondaria, vediamo. No. Parliamo con Fia. L'audace. Sembra che stia soffrendo. Sì. È solo questione di tempo prima che ci lasci. Ho già visto gente morire. Ma mai in queste condizioni. Vorrei essere forte come te, ma non riesco a dargli conforto. E non ho nemmeno del salice del sonno per aiutarlo.
Dovrebbero esserci scorte sui sentieri degli audaci a est. Ma devo vegliare su quest'uomo. Per caso potresti controllare quelle scorte? Ne basterebbe anche solo qualche goccia. Ma sì, dai, andiamo a cercarlo, ma... Cercherò le scorte. Prendiamo una missione, ma non la facciamo. Poi proseguiamo con la principale. Grazie. Vorrei soltanto alleviare il dolore di questo poveretto. Deve essere qui che hanno massacrato lo squadrone. Che distruzione. Va bene, la macchina non può entrare in questo luogo, quindi la lasciamo qui e andiamo a piedi. Forse il capoguerra ha lasciato qualcosa. Magari un indizio sui suoi spostamenti. Ok, abbiamo creato tutto quello che potevamo. Parecchie macchine, tutte controllate dagli assassini. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. Finora sono riusciti ad abbattere un corruttore, ma non prima che gli assassini lo usassero per mandargli contro altre macchine. Quindi non siamo stati gli unici, eh? Anche loro hanno fatto questa cosa. Va bene, abbiamo ispezionato il campo, parliamo con questo sopravvissuto. Audace! Morti e feriti sono sistemati. Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io. Sei ferito? Che è successo? Di tutto. Là fuori è il caos. Il capoguerra mi ha mandato per fare rapporto. Così non le sono utile. Varl ha detto che il capoguerra ha rintracciato gli assassini. Li ha trovati? Abbiamo seguito le tracce, ma continuavano a mandarci addosso macchine corrotte. Le mie ferite mi hanno rallentato. Così il capoguerra mi ha mandato indietro per riferire che non si arrende. Quindi, eri qui quando lo squadrone è stato aggredito? Esatto. Non immaginavo giorno più cupo dopo la prova, ma mi sbagliavo. Il capoguerra ha perso tempo con le retroguardie. Assetati di vendetta, i primi audaci sono caduti in trappola. Ne sono morti subito a decine. Se Sona non fosse arrivata a guidarci, saremmo tutti morti. Varl mi ha mandato a cercare Sona. Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi. Alla torre di metallo, a sud-est delle rovine di sete del demone. Guarda l'altura dietro, quella col macigno. Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so a Varl e agli altri. Che la madre ti dia forza. Ti servirà da sola. Va bene, dobbiamo raggiungere l'ultima posizione di Sona. E noi la raggiungiamo, vai. Il mio focus rileva un'altra specie di segnale. Forse posso esaminarlo.
Se scoprissi dove vengono create queste macchine, potrei imparare a controllarle. Ok, quel nuovo strumento che abbiamo comprato funziona, eh? C'è un'altra macchina a queste parti, eccola qua. Continuo a ricevere un segnale sul mio focus. Abbiamo poche cose per curarci, diciamo. Direi che i combattimenti diventano sempre più complessi e difficili, quindi stiamo attenti, considerando poi che ho pochi elementi per curarmi, quindi ok, mi posso curare, sì, così e basta. Oh, guardate. È proprio come l'aveva descritto Rost. Bello, voglio scalarlo questo. Ho visto che si può scalarlo. È troppo pericoloso da mettersi sulle zampe. Dovrò trovare un altro modo per raggiungere il corso. Come faccio? No! Mannaggia, mi stavo quasi ammazzando già. Come faccio a salire? Evidenzia traccia. Come si farà a salirci sopra? Devo fare silenzio. No. No, direi che non si sale neanche così. Non ho ben capito come si fa a salire. Devo essere vicino al segnale. Ok, devo salire sulla testa del colore. Eh sì, però non so come fare a salire.
bel problema capire come si fa a salire là sopra. Non ci sono abbastanza appigli per scalare le zampe. Deve esserci un altro modo. Vediamo se riesco a salire da qui. Vediamo. Ce l'ho fatta. No. Attaccarmi sulla testa. Mannaggia. Trovare un altro posto per salire. Se non stessero cercando me, sarebbe affascinante. Da qui dovrei riuscire a saltare sul collo lungo. Vediamo. Oh, sono salito, bella. Dammi solo un minuto e poi scendo. Ok, abbiamo creato il nostro primo collo lungo. Così il collo lungo ricorda tutto quello che incontra sul suo tragitto e invia quello che vede alle altre macchine. Però abbiamo ampliato un sacco la mappa, guarda che roba. Va bene, fantastico. Adesso però come facciamo a scendere? Ah, ok. Siamo scesi abbastanza semplicemente. Ok, seguiamo la nostra direzione, che era da quale parte dobbiamo salire là sopra, quindi proviamo a passare di qua, vediamo. Deve essere l'altura menzionata dal messaggero di sopra. Guerra si è fermato qui. Ma poi dov'è andata? Quel vecchio arco ne ha passate delle belle.
Nessuno lo lascerebbe qui di proposito. Suona a subito perdite. Si saranno fermati per riposare. Bende per feriti. Frammenti di freccia. Scende velocemente. Un'uccisione recente, appena scoiata. Non deve essere stato facile andare avanti dopo l'imboscata. Quel messaggero non è l'unico a essersi ferito. Qui gli audaci producevano frecce. Suona e gli audaci non possono essere lontani. Va bene, ci dice segui le tracce, ma io vi saluto qui, anche perché ormai si è fatto tardi. Sto registrando de notte in questo momento. Quindi vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata, spero che siate stati volentieri con me. Vi ricordo che stiamo giocando su PlayStation Pro in modalità difficile e spero che ci rivedremo alla prossima puntata. Quindi vi ringrazio per avermi seguito, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non lo siete iscritti e alla prossima. Ciao, grazie.